coming. It's coming back. Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia iniziò ad avvicinarsi. Barcollava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, ehi, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere. Da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello. Rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli che affondano i denti nella carne... Avanti, sul più bello. Devo riposare. Adesso cosa faccio? Non c'è nessuno? Che strano. Eh? Ehi là? C'è nessuno? C'è qualcosa che non va. Sta bene? Tenga duro. Torno subito. Oh.
che sta fermo. Agente, che succede? Ah, stia indietro, non si avvicina. Che cazzo? Non muoverti! O sparo! Oh, ma che diavolo! Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo, una volta salvi. Porca troia. Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. Leon, torniamo indietro. Ma che
Porca vacca. Claire, esci ora! Non riesco! Tieniti forte! Finalmente, la centrale. Ehi là! Non c'è nessuno?
Ci deve essere qualcuno. Oh, merda. David, Marvin, ci siete? C'è una via d'uscita, è scritto qui. Devo trovarlo. Uscire! Aiutami! Ti prego! Dammi la mano! Ti prego! Dammi anche l'altra!
ovunque. Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin Brana. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Qualcuno sa com'è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon. Il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prenderlo. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore.
Quindi Elliot aveva ragione. Già, ma il passaggio non è ancora aperto. Non è così che immaginavo il primo giorno.
sei stato? Sono Marvin. Vieni qui appena puoi. Stai bene, Marvin? Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Ricevuto, arrivo subito. Guarda qua. Lo sapevo. Ce l'ha fatta. La conosci? Sì. Si chiama Claire. Sono arrivato con lei.
puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, alla est. Capito. Grazie, tenente.